Questa struttura non nasce perché, diciamo così, si è creata un cattivo utilizzo delle strutture esistenti, ma nasce come dispositivo di sicurezza multiuso, diciamo così. Nasce perché non sappiamo, come non sapevamo con chiarezza, quanto sarebbe stata forte la seconda ondata, non sappiamo se ce ne sarà una terza. Sono le parole del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che nei giorni scorsi ha consegnato al commissario straordinario del Policlinico di Bari, Vitangelo Dattoli, le chiavi del nuovo ospedale Covid realizzato all'interno della Fiera del Levante. 154 posti letto di terapia intensiva e subintensiva per 10 reparti, con 2 sale operatorie, una zona per TAC, RX e laboratorio analisi, realizzati in tempi record dalla Cobar e Item Oxygen, insieme a 40 ditte pugliesi, con una spesa di 17 milioni e mezzo. L'ospedale sarà a disposizione di tutta la Puglia, permetterà di affrontare l'emergenza sanitaria, ma anche di garantire una risposta alla domanda di salute per i problemi quotidiani, acuti o cronici. Nulla di questo investimento andrà perso neanche dopo l'emergenza, anche se è chiaro che l'emergenza ha determinato questa necessità. Insomma, un investimento per il futuro, un luogo multifunzionale autonomo che metterà in dialogo non solo il Policlinico di Bari e le altre strutture ospedaliere della Puglia, ma anche l'Università Aldo Moro e la Scuola di Medicina. E questo quanto specificato nel documento gestionale presentato dal commissario Dattoli. Il Policlinico sarà pronto nel giro di poche settimane. Noi candideremo anche un'organizzazione clinico-scientifica a, come dire, tracciare, coordinare, oltre che dal punto di vista organizzativo è stata già delineata, l'esperienza di questo ospedale in Puglia.